La ventunesima giornata del girone F di Serie D su Rete 8, in diretta in esclusiva sulla nostra emittente, la sfida in trasferta del Chieti sul campo della Vigor Senigallia, domani con fischio d'inizio alle ore 15. Neroverdi condannati a vincere lo scontro diretto per rientrare nel giro dei playoff. Nel Chieti mancherà lo squalificato Fall al centro dell'attacco, spazio ad Ardemagni. Il nuovo acquisto Sueva dovrebbe partire dalla panchina. Jezzo non potrà contare nemmeno su Vincenzo Gatto per tutta la settimana alle prese con problemi fisici. Ufficiale anche l'arrivo del 2004 Esposito in prestito della Fermana. Torna in gruppo anche Di Sabatino, arbitra Dasso di Genova. La partita della settimana è lo scontro al vertice del Gran Sasso d'Italia tra i padroni di casa dell'Aquila e la capolista Campobasso, avanti di 5 lunghezze sulla squadra di Cappellacci, terza alle spalle della Samb, che Sorniona oggi punta a vincere l'anticipo sul campo del Fano per tallonare la prima della classe e mettere pressione agli aquilani. Al Gran Sasso d'Italia il big match domani inizia alle 14:30, previsto il pubblico delle grandi occasioni con 500 tifosi molisani nel settore ospiti e una coreografia super dei sostenitori di casa. Dirige Liotta di Castellammare di Stabia. Anche l'Avezzano, quarto in classifica, al Dei Marsi contro il Vasto Girardi, vuole vivere un altro giorno da grande del campionato. Ferrazzoli con l'ex Lazio Tunkara al debutto in attacco in tandem con Roberti per centrare il successo contro i molisani, penultimi in classifica, e scalare ancora la classifica. Arbitra Panici di Aprilia. A Tivoli il notaresco cerca punti per chiudere al più presto i conti con la salvezza e godersi un finale tranquillo in cui cullare il sogno dei playoff. Bruno contro i laziali, quartultimi, punta al massimo. Rientra Francofonte dopo l'assenza di domenica scorsa, dubbio in attacco tra Belloni e Carnevali. Arbitra Ismail di Rovereto.